Gentili ascoltatori di Radio Science TV di Treviso, buonasera. Io sono Massimo Bonella in conduzione a spazio aperto per sostituire i due conduttori, Antonella Internò e il dottor Ugo Lombardi, che per motivi tecnici quest'oggi non possono essere presenti. Quindi avremo una, diciamo, trasmissione un po' più in formato ridotto, parleremo di un argomento che riguarda la tutela ambientale. Abbiamo in collegamento un ospite molto interessante, noto anche a livello nazionale, perché insomma la sua voce si è fatta sentire in varie regioni d'Italia. Lui è Renzo Bortolussi, presidente del l'associazione Acqua ed è in collegamento telefonico dalla provincia di Udine, precisamente da Pinzano sul Tagliamento. Allora, Renzo Bortolussi, mi senti bene? Ci sentiamo? Sì, sono bene. Benissimo. Allora, io so che, lo so perché insomma è da tanti anni che ti seguo, praticamente hai portato a termine una battaglia molto, molto dura, ecco, anche devo dire pericolosa, sappiamo anche alcune conseguenze che ci sono state, eccetera, però adesso stai raccogliendo, diciamo, quelli che sono i frutti positivi, ecco, c'è un po' di soddisfazione. Ecco, vogliamo ricordare innanzitutto ai nostri ascoltatori, in che cosa consisteva questa battaglia? Beh, questa battaglia consisteva nella tutela del fiume Tagliamento, che è considerato e detto il re dei fiumi alpini. Il re del fiume alpini perché è rimasto praticamente al naturale ed è per questo studiato dalle maggiori università. Diciamo anche del mondo, perché io ho conosciuto ricercatori dall'Alabama a Kyoto, in Giappone. E poi in Europa, senza dire, grosse università l'hanno studiato. Perché? L'hanno studiato perché avendo una morfologia unica, le ricerche servono per riportare altri fiumi alla predetta, diciamo, condizione di naturalità. Ecco, esatto. Ecco, praticamente quindi su questo fiume, che è insomma uno tra i più importanti d'Italia, volevano toccarlo praticamente. Cosa volevano farci? Ecco, questi volevano fare, a pretesto della tutela delle abitazioni a valle, volevano fare delle cosiddette casse di espansione, che non sono altro che bacini di contenimento delle acque. Il problema non è le casse di espansione in sé, perché sono state costruite in diverse parti dell'Italia e anche del mondo. Il problema qui era artificiale, perché le casse di espansione andavano a essere costruite dove il fiume è già di per sé una cassa di espansione. Ecco, e quindi praticamente c'era il rischio che in caso di alluvione ci fossero dei danni maggiori. Ma diciamo che i danni sicuramente studiosi anche olandesi avevano appurato, verificato che queste opere sarebbero state inutili per la tutela delle popolazioni a valle che in teoria dovevano salvaguardare. In realtà queste opere avrebbero addirittura esercitato un maggior pericolo per le popolazioni a valle. Ecco, era questo il punto, ecco, da dove poi è partita ovviamente la tua battaglia contro questo progetto, diciamo così, nefasto, ecco, pericoloso. Tra altre cose, credo che abbiamo un esempio di malprogetto sul fiume Isert, quello che passa per Monaco di Baviera, non è così? Ma infatti la corrispondenza che io ho con Monaco di Baviera ci dice chiaramente che il fiume Isaria in tedesco, che è un affluente del Danubio, è stato restaurato
e da quella volta non ha più creato problemi, è stato restaurato sul modello d'altaniamento. Ecco, e quindi praticamente i tedeschi ci dicevano: perché andate a toccare il tagliamento quando avete già l'esempio nostro di un fiume dove sono state fatte le casse di espansione senza nessun esito positivo, giusto? Infatti l'Isar era prima canalizzato, e poi tutti questi canali sono stati tirati via, io parlo di 7-8 anni fa, ad un costo di 30 milioni di euro solo per i 6 chilometri che attraversa Monaco di Baviera. Ecco, quindi praticamente avevamo già un esempio, quindi era inutile spendere i soldi, piuttosto magari ecco manutentarlo un po' di più il tagliamento, o sbaglio? Diciamo di sì, perché l'abbiamo insistito più volte che ci sarebbe una robusta manutenzione da fare, e soprattutto a valle, dove sono stati fatti altri studi dai nostri, dove il fiume deve essere dragato. E poi circa 30 anni fa la Regione Friuli aveva commissionato un modello fisico del fiume, e si era scoperto che tagliando le anse del fiume si risolveva il problema. Ecco, io ricordo, e poi veniamo un attimino a quelle che sono state quelle soddisfazioni che hai avuto, però giusto perché io ero andato a visionare un po' questi luoghi proprio insieme a te e con altri tuoi colleghi dell'Associazione Acqua. Se non vado errato, correggimi perché può darsi che sbaglia, è passato parecchio tempo, no? All'altezza della località Folgaria era stata anche costruita una zona industriale proprio dentro alla Golena, e poi c'è un altro particolare, ti ricordo, delle barriere fatte dagli antichi, diciamo, per permettere, diciamo, cioè delle piccole, come si può dire, dei piccoli muri, ma come dire, un po' forati, no? Per permettere che in caso di piena il fiume possa, diciamo, esondare con tranquillità, riempiendo la Golena senza far danni, e poi le acque con calma rientrano nel suo alveo. Ecco, questa cosa qua ce la puoi un attimino sottolineare, Renzo Bortolussi? Infatti lungo l'asta del fiume, soprattutto dove dovevano essere poste queste casse di espansione, c'erano delle traverse che entravano sopra l'area golenare, entravano nel fiume, nell'area golenare del fiume, a destra che a sinistra orografica. Queste opere sono state fatte nel periodo del fascismo, Mussolini, no? E diciamo che hanno servito hanno permesso delle coltivazioni sul fiume, sulle aree golenare del fiume. Sì. Questo qua sono ancora presenti e non danno assolutamente alcun fastidio. Certo, certo. Quindi magari poter, non lo so, forse dico una cavolata, ma non credo neanche, poi, perché se noi ripristinassimo, diciamo così, quei vecchi sistemi, no? Degli antichi, li perfezionassimo, eccetera, magari ecco, si potrebbe arrivare a una maggior sicurezza, secondo te, oggi? Ma già il fiume è sicuro oggi, sì. Vengono fatte, come ho detto, dei dragaggi e della manutenzione a valle. Poi adesso, proprio con i soldi di questa prima cassa di espansione, che era finanziata con 75 milioni di euro, sono state fatte delle opere che servono a rendere gli argini più sicuri. Ecco. Questa battaglia so che ti è costata parecchio, perché hai avuto anche delle minacce, parliamoci chiaro Renzo, delle minacce anche molto forti, molto pericolose. Molto pesanti, sì, molto pesanti, perché all'inizio credevano
anzi pensavano che io fossi matto a intraprendere questa battaglia, ma dato che fiume, peraltro io di questo fiume non ho alcun interesse finanziario, economico, nemmeno il panorama di questo fiume, però quando ho saputo che dovevano fare queste opere, ho pensato subito che avrebbero stravolto il corso d'acqua e quindi non l'avrei permesso, no. Certo. È durata 7 anni la battaglia. Sì. È definita il piccolo Mose friulano questa battaglia. Comunque le soddisfazioni sono arrivate quando la Cassazione ci ha dato ragione 4 anni fa. E poi via via adesso si capisce che tutte le autorità mi danno ragione, che alla fine hanno scoperto l'acqua calda, ecco. Poi ecco un'ultima, arriviamo un po' in fondo alla trasmissione, vorrei ricordare un'altra soddisfazione che hai avuto proprio recentemente, che sei stato invitato da degli studenti a Trieste, all'università, ecco, ci puoi raccontare un po' questa esperienza? Sì, infatti ci sono state numerose tesi di laurea su questo fiume, a cui ho partecipato almeno 4-5 per diversi motivi. Alla fine un professore universitario che insegna sociologia all'Università di Trieste ha saputo di questa ultima tesi sulle casse d'espansione e ha contattato la studente che l'ha redatta. Sì. E poi di conseguenza lei ha contattato me e ci hanno chiesto di fare una lezione agli studenti del corso di sociologia per spiegare come e perché è stata vinta questa lotta a tutela del fiume. Quindi, come dire, gli studenti come hanno risposto a questa lezione culturale? Ma diciamo molto bene, perché proprio ieri mi ha telefonato il professore che adesso porta gli studenti nei luoghi dove dovevano essere costruite queste vasche. Difatti io gli dico: venite a vedere i luoghi dove è stato tentato il fiumicidio. Ecco. Quindi insomma una bella esperienza. E ultimissima domanda, Renzo. Ti saresti mai aspettato una conclusione di questo tipo, addirittura di andare a fare una lezione a scuola? Ma diciamo che io l'università l'ho frequentata, e andare all'università da cosiddetto docente, tra virgolette, mi ha fatto molto piacere, ovviamente. Certo. Infatti la stampa locale ne ha dato molto risalto. Ah, ecco, quindi anche, diciamo, i media friulani hanno voluto riportare questa notizia, insomma. Sì. Bene. Sì. Benissimo. Guarda, Renzo Bortolussi, io spero di averti ancora qui nostro ospite a Radio Science TV, magari anche poi sul circuito del digitale terrestre, per raccontare proprio nuovamente altri particolari di questa battaglia, ma anche parlare di altri argomenti sempre relativi alla tutela dell'ambiente, o meglio ancora alla tutela del pianeta, perché so che tu sei anche uno scultore che crea delle, diciamo così, delle sculture, delle rappresentazioni che fanno emergere proprio il problema uomo di questo pianeta, che non fa niente per tutelarlo, anzi col nome del denaro lo sfrutta, gli succhia il sangue e lo porta veramente verso un'autodistruzione. Ecco, questo un po' in sintesi i messaggi che queste tue sculture infatti vogliono dare. Le mie installazioni, sculture, che adesso vogliono provocare proprio
un pensiero su quanto facciamo per distruggerci da soli. Certo, esatto. Che ricordo sono anche visibili lungo la strada, vedo che a volte le persone si fermano, scattano qualche fotografia, insomma attira l'attenzione. Diciamo che molti l'hanno fatto, alcuni lo visitano, io sono molto, li accompagno e ho ricevuto tantissimi consensi. Sì, lo sappiamo, sì, infatti. Anche per iscritto. Ecco, su questi argomenti ci ritorneremo sicuramente sopra. Renzo Bortolussi, presidente di Associazione Acqua, acquaint.it per maggiori approfondimenti se volete andare a visionare il sito. Grazie Renzo, ti auguro una buona serata. Grazie a te Massimo e presto. A presto, benissimo. Allora ringraziamo ancora Renzo Bortolussi. Io prima di congedarmi da voi, gentili ascoltatori, volevo darvi un'anticipazione di quello che sarà il notiziario Istria Oggi che andrà in onda alle 45. Parleremo di Istria Nobilissima, poi a seguire Cittanova, approvazione del programma di lavoro e piano finanziario 2018. Poi ancora Capodistria, settimana della cucina italiana nel mondo, Fiume, premiazione 50esima edizione Istria Nobilissima, Rovigno, 50esima Istria Nobilissima categoria giovani, Capodistria, 50esimo Istria Nobilissima categoria giornalismo, Pola, incontriamo la comunità italiani cantando, Isola, 20 anni della comunità degli italiani Dante Alighieri, che sulla newsletter di Unione Italiana vedo la fotografia di una persona nota che più volte abbiamo intervistato, mi riferisco ad Amina Dudine, che spero tanto di riaverla ancora ai nostri microfoni. E poi se ci sarà ancora un po' di tempo, qualche flash da Buie, da Isola e da Pirano. Alle 19.25 chiudiamo qui Spazio Aperto, ha condotto in studio Massimo Bonella, vi ricordo che non ci sarà neanche Osservatorio Antimafia alle ore 22, quindi vi aspetto alle 45 per il notiziario Istria Oggi. Grazie per averci seguito, vi ricordo Radio Saius TV è la vostra linea diretta con l'informazione. A più tardi.